Le prime sensazioni con il calcio italiano sono state assolutamente positive. Posso dire anche che è una nuova sfida divertente per me, quella di passare prima dal campionato svedese a quello olandese e poi da quello olandese a quello italiano. Sicuramente posso dire che è un calcio nel quale mi ritrovo, è un calcio nel quale mi sto adattando nel migliore dei modi, anche se ho giocato soltanto qualche minuto. È chiaro che come qualsiasi calciatore vorrei iniziare tutte le partite dall'inizio e spero di trovare maggiore spazio nei prossimi incontri, però le prime impressioni sono assolutamente. Devo dire la verità, la posizione non mi importa molto, sinceramente riesco ad adattarmi bene sia davanti alla difesa che nella posizione di mezzala, ovviamente cerco di riuscire a inserirmi nel contesto tracciato da mister Iachini nel migliore dei modi. Devo dire che la cosa importante è semplicemente giocare bene, quindi la posizione conta relativamente, Riccardo. Posso dire intanto come persona che è un bravissimo ragazzo, molto gentile, molto positivo, il suo inserimento nel gruppo è stato perfetto e quindi da questo punto di vista in particolare siamo tutti soddisfatti, ma soprattutto per quanto riguarda ovviamente quello che più conta, che è il campo da gioco, posso dire che Gilardino continua ad avere quelle qualità che lo hanno sempre contraddistinto, ovvero brillanti conclusioni davanti alla porta, è sempre freddo quando si trova davanti al portiere, quindi sicuramente è un inserimento importante. Come sta proseguendo il tuo ambientamento a Palermo? Ti piace come città? L'italiano lo stai studiando? Allora, per quanto riguarda la città posso dire che sia io che mia moglie ci troviamo davvero bene, stiamo imparando a conoscerla, abbiamo anche trovato una bellissima casa, dei luoghi dove andare a mangiare la sera, quindi siamo veramente contenti sia della città sia della gente, anche del clima, anche se oggi sinceramente fa molto caldo. Per quanto riguarda la lingua italiana, sì, ho imparato alcune frasi, la settimana prossima inizieremo le lezioni di squadra e sono convinto che tra circa due mesi magari questa conferenza verrà fatta in Europa. È chiaro che in ritiro sono serviti un paio di giorni per adattarsi a questo nuovo modo di pensare calcio, ma appunto come ho detto è solo una questione di cervello in campo. Se sai pensare, se ti trovi nel posto giusto e sai cosa fare, qualsiasi modulo va bene, quindi non ho avuto grossi problemi nell'adattarmi dalla difesa 3 alla difesa 4 e nelle varie posizioni in cui